e pronti sul ghiaccio. Severin Kiefer, la coppia austriaca che proprio qui a Zagabria al Golden Spin ha ottenuto una seconda posizione. Questa coppia austriaca gareggia insieme dal 2009. Presentano un nuovo show program. E loro sono i campioni nazionali, l'hanno ottenuto questo titolo per la terza volta. Mani giù sul triplo salto flanciato. Anche per loro doppio flip in parallelo. Tina Martini, Severin Kiefer, i campioni nazionali austriaci alla loro gara di short. Frank. Sì, qualche incertezza per loro, qualche errore sicuramente, a partire dalle mani giù di lei evidenti sul triplo salto flanciato, non era andato abbastanza lungo quel salto, era molto proiettato verso l'alto ma non con una traiettoria lunga a sufficienza, e poi c'è stato un po' di fuori unisono sul doppio flip in parallelo, erano un po' staccati e non esattamente insieme, però hanno completato il salto tutte e due senza errori. E poi per il resto anche livelli abbastanza buoni, sia i passi che la trottola combinata, dovrebbero andare a livello 4 se confermati dal pannello tecnico. La spirale esterna indietro, anche questa al momento chiamata a livello base ovviamente, e vedremo se verrà confermata o no. Sì, ecco, confermata in questo momento. Rimane un review sul triplo salto lanciato, sinceramente non so perché, non sembrava buono come rotazione, che poi è l'unica cosa che può interessare il pannello tecnico, perché invece per quanto riguarda la qualità sappiamo che è compito dei giudici applicare da questa scala di valore che va da meno 3 a più 3 a seconda di quanto è stato eseguito correttamente o meno l'esercizio, quindi mani giù quasi sicuramente corrisponde a un meno 1, meno 2.
Questa coppia, la particolarità è che Seven gareggia ancora anche a livello singolo, cioè sì. Ha tra l'altro ottenuto appena adesso la medaglia di bronzo nel singolo ai campionati nazionali. Davvero una particolarità questa coppia, che tra l'altro si trova a gareggiare al suo terzo europeo. Aveva ottenuto una 15ª posizione l'anno scorso a Sheffield stessa posizione che aveva ottenuto proprio l'anno precedente a Berna, e quindi davvero particolare, una conferma comunque per loro. Questa, come si fa a gestire, Franca, il gareggiare nel singolo e il gareggiare in coppia come fa Severin? Mi sembra molto complicato. Beh, molto impegnativo questo sicuramente. Certo, Severin ormai ha un'età dove probabilmente ha finito con gli studi, quindi ha più ore libere, però è un impegno fisico notevole a portare avanti sia l'attività di coppia che l'attività al singolo. Ed ecco il punteggio: 39.07, 21.22 tecnico Elements, 17.85 per quello che riguarda i program components. Dunque, in questo momento sono in seconda posizione alle spalle proprio della coppia ucraina che abbiamo visto prima, che aveva ottenuto 41 e 66. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità.